Recentemente gli scienziati hanno fatto dei passi avanti per quanto riguarda i computer quantistici, computer che utilizzano le ultime scoperte in ambito di fisica quantistica per effettuare le operazioni che facciamo con un computer, cioè calcoli, muovendosi da quello che è stato sinora un sistema di numerazione binaria, ovvero 0 e 1, vero o falso, sì e no, che è quello su cui vengono basati tutti i dispositivi elettronici che ci circondano oggi, tipo il mio cellulare, la telecamera che mi sta riprendendo, il mio computer. E anche questo zombie qua, che poi vi spiego che cos'è. Quindi facciamo una premessa: l'unità fondamentale all'interno di un qualunque computer è il bit. Bit sta per binary digit, che significa semplicemente dall'inglese cifra binaria. Una cifra binaria può rappresentare solamente due valori, 0 e 1. Ovviamente una combinazione di questo tipo che vedo allo schermo, che rappresenta il numero 13, è una sequenza di 0 e 1. I computer rappresentano i due stati, 0 e 1, utilizzando dei livelli di tensione, ovvero di differenza di potenziale. Per esempio, molto spesso si utilizza valori vicino allo 0 volt per rappresentare appunto 0, valori di circa 3-3,5 volt per rappresentare lo stato di 1. Ovviamente questo dipende dai sistemi, i livelli di tensione possono cambiare, ma comunque il succo è questo. C'è corrente? 1. Non c'è corrente o ne passa veramente poca perché viene applicata una piccola tensione, è 0. E grazie a questo genere di rappresentazione abbiamo tutto quello che ci circonda oggi nel mondo dell'elettronica. Dalla TV al plasma, agli smartwatch, che io non ho ovviamente. E quindi cosa sono riusciti a fare gli scienziati nell'ambito di questa nuova scoperta che migliorerà la ricerca dei computer quantistici? Andate a guardare questo video e partiamo con la sigla! You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video di FK Breaking News. Come al solito io sono Valerio e oggi vi porto la notizia riguardante un nuovo passo avanti per quanto riguarda i computer quantistici. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò nuovi video voi riceverete una notifica del vostro cellulare che ancora utilizza un sistema classico binario e non ve lo perdete. Ma inoltre, se volete, seguitemi su Instagram dove porto anticipazioni di video di questo canale, foto del mio cane e di recente anche storie dello zombie che ho qua. E come vi dicevo, vi racconterò brevemente che cos'è verso la fine di questo video. Nell'introduzione vi ho parlato brevemente di come funziona un sistema di rappresentazione binaria, adesso parliamo del sistema di rappresentazione dell'informazione per quanto riguarda i computer quantistici. Se da un lato abbiamo i bit, da un altro lato abbiamo i qubit, ovvero quantum bit. I quantum bit riescono a rappresentare l'informazione 0 e 1, nel caso che abbiamo quantum bit, sfruttando quelli che sono gli stati delle particelle. Le particelle, tipo gli elettroni o anche gli atomi, non voglio entrare nei dettagli di questa cosa anche perché non sono un fisico quantistico, e troverete su YouTube dei video che lo spiegano in maniera migliore, però cercherò di darvi una visione ad alto livello di quello che succede. Quindi stavo dicendo che le particelle hanno degli stati quantistici. Quello che spesso viene utilizzato è lo spin. Lo spin può essere di due tipi, up o down. Quindi, se una particella ha uno spin up, magari gli assegni il valore 1, se una particella ha uno spin down, gli può assegnare il valore 0. Finora si è utilizzato questo sistema perché è semplice e anche semplice da misurare, però le particelle quantistiche hanno più di due stati, cioè possono avere altre caratteristiche che a loro volta possono essere rappresentate da due stati, che però messi insieme permettono di rappresentare più di due cifre binarie. Infatti in questo articolo che si parla più di qubit, ma di qubit, ovvero quantum digit, perché riescono a rappresentare con una sola particella, nella fattispecie, ioni di carbonio 40, un isotopo stabile dell'atomo di carbonio, per rappresentare sino a 8 stati. Quindi significa che con una particella si possono rappresentare i numeri da 0 fino a 7. Questa innovazione non solo porterà a un incremento della capacità di immagazzinare informazioni, ma anche nella velocità di calcolo. Recentemente gli scienziati di un altro gruppo di ricerca avevano eseguito dei calcoli in un computer quantistico che prevedeva diverse centinaia di giorni in qualche millisecondo, effettuando delle simulazioni per quanto riguarda alcuni degli esperimenti di fisica. Quindi, per quanto riguarda l'avanzamento in ambito di computer quantistici, la scienza sta facendo passi da gigante recentemente. E io sono molto ottimista su questa cosa perché tra qualche tempo, che ne so, magari fra 20-30 anni, potremmo iniziare ad avere i primi computer quantistici qui a casa nostra. Almeno lo spero, io sto facendo una previsione un po' così, come si farebbe davanti a una birra in un pub, prendendo persone come me che hanno imparato a programmare con, diciamo, quello che è un sistema tradizionale binario, dei dinosauri con le braccine molto corte, come lo erano i propri T-Rex. Perfetto, pinguini, io per oggi ho concluso. Se avete qualcosa da dirmi, lasciatemi qui sotto nei commenti, io vi risponderò. Inoltre, vi lascerò nella descrizione l'articolo originale
di questa ricerca, così i più curiosi potranno leggerselo e saperne di più, perché ovviamente io non posso parlare in un video di pochi minuti di una ricerca fatta in un'importante università austriaca di argomenti di computer quantistici, perché per affrontare questo discorso dovrei parlare di cos'è un computer quantistico dall'A alla Z prima di passare a quelle che sono le nuove ricerche. E per sapere di più di cos'è un computer quantistico, io ho trovato diversi video che ne parlano meglio di come ne potrei parlare io. Questo qua è un piccolo progettino che mi sto dedicando, di cui ne farò un video più nel dettaglio. In particolare credo che sarà un video di Under the Hood, perché appunto non ho fatto altro che comprare un dispenser di croccantini per il mio cane e l'ho un pochettino hackerato attaccandogli un Raspberry Pi che permette di fare determinate operazioni quando lo dico io. Il motivo per cui lo faccio è molto più complicato e vi darò aggiornati nei mesi a seguire. Per chi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto che ho pubblicato varie storie mentre io smanetto con questo Go e lo testo. Prima di lasciarvi, non perdetevi i video che stanno qui accanto, sono molto interessanti e sono sicuro che saranno di vostro gradimento. Quindi, adesso ho concluso veramente e ci vediamo col prossimo video. Ciao!